è il momento dell'approfondimento scientifico. Come detto, in questa puntata vogliamo indagare la mente dei pet. Prima però di approfondire il punto di vista psicologico e comportamentale, che è fondamentale per strutturare un percorso educativo, è necessario comprendere il funzionamento del cervello dei nostri amici a quattro zampe ed indagare anche a livello medico quel luogo in cui nascono le emozioni e in cui si insidiano purtroppo patologie che possono far scaturire anche dei disturbi comportamentali. Parliamo di tutto questo con la specialista di oggi, che è la dottoressa Stefania Gianni, neurologa presso la clinica veterinaria Tibaldi del gruppo Anicura. Dottoressa, è un piacere ritrovarla qui a Pronto Vet. Buonasera a tutti. Come dicevo prima, cerchiamo di capire qualcosa in più sul cervello dei nostri amici a quattro zampe. Quindi la prima domanda, un po' anatomica: come è fatto il cervello dei pet e in cosa si differenzia da quello dell'uomo? Allora, fondamentalmente le strutture dal punto di vista neuroanatomico sono le stesse. Esiste però un differente sviluppo, nel senso che la prima differenza fondamentale è che dal punto di vista dimensionale il cervello dei pet è più piccolo. In effetti c'è uno squilibrio fra la quantità di osso che costituisce la scatola cranica e il parenchima, cioè il tessuto nervoso effettivo. Inoltre l'encefalo si distingue fondamentalmente in tre regioni basilari, che sono il cervello cosiddetto rettilario, che si occupa dei bisogni fondamentali e dei bisogni innati, il cervello limbico, dove hanno sede l'emotività dell'individuo, e poi la neocortex, cioè la corteccia, quella che vediamo in tutti i disegni con tutte le sue circonvoluzioni, che è estremamente più sviluppata nell'uomo rispetto a quanto non accada nei pet in generale. Pensiamo per esempio che i conigli sono dei soggetti che ormai a tutti gli effetti fanno parte degli animali domestici, che hanno una corteccia che è liscia, si chiamano infatti dissencefali. E poiché a livello corticale hanno sede tutte le funzioni cognitive, ne deriva che chiaramente i pet hanno meno capacità da questo punto di vista, però dal punto di vista anatomico le strutture sono identiche. Nella scorsa puntata, la settimana appunto che è appena passata, abbiamo parlato delle emozioni che provano i nostri pets e in particolare del ruolo dell'amigdala. Può spiegarci di preciso come reagisce agli stimoli esterni, per esempio in situazioni di paura e di pericolo? Sì, questo è un aspetto molto interessante che si collega con poi in parte anche quello che dicevate prima sull'impiego dei cannabinoidi, su cui poi magari possiamo anche tornare. L'amigdala fa parte del sistema limbico, che è la struttura encefalica dove ha sede il comportamento, le emozioni. È costituita da un agglomerato di nuclei nervosi e per cercare di spiegarlo nel modo più semplice possibile, è la struttura che risponde agli stimoli di paura, di stress, di fronte alle situazioni che possono generare ansia, e lo può fare in modo diretto perché in quel momento c'è un pericolo effettivo, o anche perché ha raccolto al suo interno la memoria di un pericolo precedente. Un paziente che si è spaventato in una condizione in cui c'era un determinato odore, una determinata luce o una determinata struttura, come per esempio la clinica veterinaria, nel momento in cui entra in contatto effettivo con queste sensazioni, o magari semplicemente le ricorda per un odore, per un colore, per un ambiente, scatena una reazione che è il cosiddetto asse ipotalamo-ipofisario, per cui l'amigdala genera la produzione di sostanze che sono quelle che rispondono allo stress, che sono adrenalina, noradrenalina, e soprattutto con un asse di rilascio di neurotrasmettitori fa sì che a livello di surrenale, che è un organo che c'è all'interno dell'addome, venga rilasciato il cortisolo, che è l'ormone dello stress. Per cui in risposta a queste sollecitazioni chimiche l'organismo aumenta la frequenza cardiaca, migliora l'ossigenazione, mette a disposizione più glucosio e risponde meglio alle situazioni di paura, è più pronto. Questo è l'ultima cosa che voglio dire perché è molto curiosa: può succedere per un pericolo affettivo o anche solo per la memoria di questo, e questo genera lo stato ansioso, cioè pazienti che anche non in pericolo entrano in condizioni di agitazione perché l'amigdala funziona su cosa diretta ma anche su cosa ricordata, immagazzinata come possibile pericolo. Quindi come risposta praticamente a uno stimolo reale o supposto. O anche no.
Invece, per esempio, un aumento dell'aggressività del nostro cane può essere associato ad un disturbo neurologico? Purtroppo assolutamente sì, nel senso che la vera verità è che a fronte di un paziente che magari anche di una certa età, soprattutto di una certa età, che non è mai stato aggressivo e lo diventa, poiché il limbo, che è la struttura di cui fa parte anche l'amigdala, dove hanno sede i comportamenti, fa a tutti gli effetti parte del cervello, prima di stabilire che un soggetto è aggressivo per un disturbo comportamentale bisogna avere escluso che ci sia un danno strutturale, cioè qualcosa di cerebrale a quel livello. E questo è un passaggio che richiede spesso l'intervento coordinato di uno specialista clinico che si dedichi ai danni strutturali, come posso essere io, e poi affiancato da una figura professionale che si dedichi invece al disturbo che in umana è quello di pertinenza dello psicologo e dello psichiatra. Quindi un pochino il comportamentalista, che è il nostro dottor Sorrentino, che spesso è qui a rispondere alle domande dei nostri telespettatori. Rimanendo proprio su questo lavoro in team, in equipe, mi verrebbe da dire, dal suo punto di vista, quanto è importante la collaborazione tra comportamentalista, neurologo ed educatore? Beh, è molto importante, perché se noi pensiamo a quello che succede in ambito umano, dove c'è ci sono tre figure professionali, che sono lo psicologo, lo psichiatra e il neurologo, e spesso si trovano a collaborare. Se tu prima sgomberi il campo dal fatto che alla base del comportamento aggressivo ci sia una patologia reale, come può essere un'emorragia, un'ischemia o un tumore nell'area del limbo, poi la collaborazione fra lo psichiatra, lo psicologo, e in ambito veterinario purtroppo il ruolo dello psichiatra non esiste, quindi c'è comunque di nuovo il neurologo e il comportamentalista, è fondamentale, perché devi gestire quel soggetto e devi soprattutto provvedere ad abbassare la sua soglia ansiogena con un lavoro comportamentale, spesso affiancato da un lavoro farmacologico che è di pertinenza comunque del medico, così come in medicina umana è di pertinenza dello psichiatra. Lo psicologo non può prescrivere farmaci, lo psichiatra sì, però la collaborazione è essenziale, perché ci deve essere un percorso di tipo educativo affiancato a volte da un supporto farmacologico, perché a volte il paziente non è sempre collaborativo, devi utilizzare dei farmaci svariati, tra cui possono entrare anche i cannabinoidi a cui si faceva riferimento, abbassare la soglia di eccitabilità e rendere il paziente collaborativo al percorso educativo. Dottoressa, grazie mille. Volevo chiederle, per concludere, se voleva aggiungere qualcosa alla domanda del nostro telespettatore che chiedeva appunto l'uso dei cannabinoidi in alcune patologie. Sì, allora, è un impiego che attualmente è anche un po' modaiolo, però ha delle basi reali, nel senso che come altri prodotti sicuramente aiuta molto nell'abbassare la soglia ansiogena e, come diceva il collega in precedenza, è quasi esente da effetti collaterali, per cui io lo utilizzo per esempio nel trattamento degli epilettici che magari non rispondono a uno o due farmaci, perché è di supporto per rendere il soggetto meno agitato, meno spaventato e più collaborativo. Perfetto, ringraziamo la dottoressa Stefania Gianni di Anicura Clinica Veterinaria Tibaldi, che ci ha aiutato a comprendere un pochino meglio come lavora il cervello dei nostri amici a quattro zampe. Grazie mille. Grazie, ciao, buona serata.